Il decreto legge 21 giugno 2013 numero 69 è stato orgogliosamente presentato dal governo Letta e controfirmato da tutti i ministri che ne fanno parte come il decreto del fare. Una scelta lessicale opportuna nella sua semplicità, dopo che avevamo dovuto subire i titoli biblici del genere Salva Italia, che non senza una generosa dose di autocelebrazione aveva proposto il governo Monti. Abbiamo esaminato con attenzione e senza alcun pregiudizio questo provvedimento, con la chiara volontà di sostenere e condividere ogni misura che, in una congiuntura economica i cui caratteri drammatici sono stati ormai riconosciuti unanimemente, potesse avviare quel rilancio dell'economia a cui il decreto avrebbe dovuto essere mirato. Alla luce del testo proposto dal Governo e dall'esame parlamentare fin qui svolto, possiamo dire certamente che, se la direzione è in generale apprezzabile, certamente la montagna rappresentata da questo Governo delle larghe intese e delle larghe maggioranze ha prodotto un topolino. L'intento di questa relazione di minoranza non è quello di contestare le misure che sono effettivamente opportune e chieste già da lungo tempo da persone e imprese, quanto di evidenziare quanto di più si poteva e ancora può essere fatto, di stimolare, concedetelo, ad avere più coraggio e a cogliere in questo momento di gravità eccezionale l'opportunità di fare riforme altrettanto eccezionali. Ci siamo abituati in questi anni, stretti da vincoli principalmente finanziari e quasi sempre imposti con forza dall'Unione Europea o da altre istituzioni internazionali, tra cui il Fondo Monetario, a rinviare scelte importanti per il tessuto economico del nostro Paese. Negli ultimi mesi, però, la presa di coscienza e l'ammissione collettiva che la mera politica di austerità ha impedito ai paesi europei di reagire alla crisi mondiale ci lascia sperare che alcuni di questi limiti possano cedere di fronte alla necessità di preservare i cittadini dell'Europa da una depressione economica, senza via d'uscita. Secondo noi, questo dovrebbe significare anche affrancarsi da diktat ottusi elaborati da istituzioni comunitarie ed internazionali prive di legittimazione democratica. Leggere la relazione introduttiva che il Governo ha premesso al decreto è invece desolante. Il provvedimento, stando al testo, non è stato messo a punto avendo come orientamento le condizioni del Paese ed il modo migliore per favorire una ripresa orientata alla preservazione del tessuto industriale, dello stato sociale, della dinamica tra categorie più consone a garantire il benessere dei nostri cittadini. Il Governo ha inteso con questo decreto solo adempiere puntualmente e compilativamente alle raccomandazioni rivolte all'Italia nel quadro del semestre europeo 2013, con cui la Commissione ha dato i compiti a casa a ciascuno degli Stati membri. Una Commissione di euroburocrati sui cui limiti e sulla sua completa irresponsabilità democratica dinanzi ai popoli europei abbiamo avuto modo di discutere in molte sedi, come nella sua sensibilità alle troppe lobby che stazionano a Bruxelles. Un'entità burocratica dal potere enorme, dagli intenti finora piuttosto discutibili. È lecito chiederci se con le sue raccomandazioni essa mira ad un migliore futuro del nostro Paese o solo alla tenuta del sistema Europa ed Euro, non importa quale ne sia il prezzo per le persone. È ancora più lecito chiedersi se il governo Letta, nel proporre un decreto ispirato esclusivamente a queste indicazioni, abbia fatto il bene del Paese. Non occorreva che fosse la Commissione di Bruxelles a chiederci di diversificare l'accesso delle imprese ai finanziamenti. Bastava ascoltare davvero le nostre imprese che da almeno 5 anni sono strozzate da un sistema bancario che ha scaricato sul mondo produttivo i propri errori finanziari. Non occorreva che la Commissione ci dicesse che il Mezzogiorno deve impiegare i fondi ingenti che la politica di coesione mette a disposizione, posto che quella parte del Paese che beneficia di stanziamenti nazionali e comunitari superiori a tutte le altre ha il dovere, non solo economico ma morale, di non sprecare queste risorse per incuria e incapacità, in un momento nel quale ogni euro potrebbe essere fondamentale per altre imprese ed altri territori. E certamente non ci siamo accorti ora che, con le parole della Commissione, ancora una volta riportate dalla relazione al decreto, occorresse semplificare il quadro amministrativo e normativo per i cittadini e le imprese. Lo strumento del decreto-legge è stato rilevato anche attraverso pregiudiziali di costituzionalità, si presta a critiche per quel che riguarda la necessità di riforme di ampio respiro, cosiddette ordinamentali, che in questo testo hanno trovato una collocazione impropria e che aggiungeranno probabilmente ulteriore confusione ed eterogeneità di fonti normative sui singoli temi. Certo, il decreto ha il vantaggio dell'immediata entrata in vigore, opportuna per alcune norme, ma molto meno per altre.
di questo decreto, tuttavia, lasciando ad altri un approfondimento sulla forma, dobbiamo stigmatizzare nella sostanza la decisione di far confluire in un unico calderone decisamente eterogeneo disposizioni che necessitavano di un approfondimento settoriale dedicato. Emblematico il caso delle norme riguardanti la giustizia, certamente non cosmetiche, ma che disegnano anzi una vera e propria riforma, sulle quali la Commissione di merito ha potuto riunirsi solo per poche sedute e limitarsi ad esprimere un semplice parere. Questo nostro parere di minoranza è animato dalla positiva volontà da parte nostra di proporre all'Assemblea un contributo al testo in senso migliorativo, partendo dalle proposte oggetto del decreto, nella speranza che il decreto del fare possa diventare decreto del fare di più. Procederò pertanto alla disamina di alcuni degli articoli del provvedimento che riteniamo potessero essere concepiti in maniera più efficace e sui quali il nostro gruppo ha presentato proposte emendative migliorative, che intendo richiamare all'attenzione del Governo, dei relatori e dei colleghi, chiedendo loro di sostenerne. Potrei partire dall'analisi delle misure che riguardano il comparto industriale. Il decreto legge, infatti, che stiamo per convertire, sembra compiere un timido passo verso una nuova fase di crescita, il quale non si ritiene tuttavia decisivo per ridare slancio all'economia italiana, in quanto privo di una visione politica di ampio respiro finalizzata a restituire competitività al tessuto produttivo del Paese. Gli effetti della crisi che stiamo attraversando non si possono comprendere appieno e quindi contrastare se non si tiene conto della specificità del tessuto economico italiano, che è caratterizzato dalla prevalente presenza di piccole e medie imprese a vocazione fortemente territoriale, che da sempre sono l'asse trainante dell'economia del Paese. Queste imprese sono oggi in uno stato di profonda sofferenza. Molte di loro sono ormai condannate alla chiusura a causa della scarsa liquidità di cui dispongono, dovuta alle difficoltà di accesso al credito bancario e della forte oppressione fiscale, che è fra le più alte d'Europa. Una seria politica di rilancio del comparto produttivo italiano non può quindi prescindere da un'incisiva azione a sostegno delle micro, piccole e medie imprese, che affronti in maniera strutturale quelli che sono i maggiori ostacoli alla loro crescita, primo tra tutti l'accesso al credito. Oggi le imprese sono in crisi, oltre che per il calo della domanda, anche e soprattutto perché non hanno le risorse necessarie per creare investimenti e quindi dare occupazione. L'accesso al credito negli ultimi anni è infatti diventato sempre più problematico, sia per le aziende, ma anche per i privati, comportando un grave rallentamento dell'intero processo di produzione, vendita e consumo. La speciale attenzione posta dal precedente governo Monti verso la tutela delle banche ha progressivamente inciso sul rilascio di liquidità da parte di queste ultime, determinando un vero e proprio ristagno economico che sta compromettendo la possibilità da parte delle imprese di improntare nuovi investimenti e conseguentemente di programmare la propria crescita non solo economica ma anche e soprattutto tecnologica, con gravi ripercussioni sulla competitività delle aziende italiane in Europa. I dati, infatti, oltre ad evidenziare sempre più crescenti difficoltà di accesso al credito da parte delle piccole imprese, indicano anche un costante aumento dei prestiti destinati a garantire l'attività ordinaria dell'impresa. A fine 2012 si è ridotta, rispetto all'inizio dello stesso anno, la percentuale delle piccole e medie imprese che si sono rivolte alle banche per chiedere un prestito, indice, questo, del forte calo di fiducia nei confronti degli istituti di credito. Inoltre, sempre nel 2012, è sceso, rispetto all'inizio dello stesso anno, il numero di piccole e medie imprese che ha ottenuto un finanziamento di importo pari o superiore rispetto a quello richiesto. Procedendo nel merito degli articoli, l'articolo 1 sul rafforzamento del fondo di garanzia per le piccole e medie imprese si pone l'obiettivo di rendere più agevole l'accesso al fondo di garanzia attraverso l'adozione di specifiche disposizioni volte a garantire un più ampio accesso al credito. Seppure, in linea di principio, l'intervento può essere condivisibile, bisogna tuttavia tener conto che per quest'anno le misure adottate avranno un impatto di poco rilievo sull'operatività del fondo. Infatti, l'adeguamento dei criteri di valutazione delle imprese per l'accesso alla garanzia del fondo stesso verrà definito soltanto alla fine del 2013, con l'adozione di un decreto ministeriale. Quindi, alla scarsa tempestività di intervento del Governo fa intanto seguito il numero di fallimenti delle aziende. In Italia ogni giorno registriamo la chiusura di 40 aziende, per la maggior parte dislocate in Lombardia e in Veneto.
I fallimenti delle imprese sono cresciuti del 65% in 4 anni, per quasi 50.000 fallimenti dall'inizio della crisi, di cui oltre 3.000 solo nei primi mesi di quest'anno. In 3 mesi il numero di imprese fallite ha registrato un incremento del 13% rispetto al 2012. In questo scenario, per aiutare le imprese ed uscire dalla crisi, noi abbiamo in primo luogo proposto che le risorse assegnate al fondo di garanzia vengano ripartite tra regioni in maniera proporzionale alla capacità contributiva di ciascuna regione, aiutando in questo modo i territori locali, specie quelli a più alta densità di imprese, a contrastare il sempre più evidente fenomeno di depauperamento produttivo ed occupazionale, generato dalla chiusura delle aziende e dalla conseguente perdita dei posti di lavoro. A nostro giudizio, il decreto, per favorire la ripresa economica, avrebbe dovuto anche preoccuparsi di fornire un supporto operativo e finanziario alla realizzazione di interventi per attrarre nuovi investimenti di impresa sul territorio nazionale. Abbiamo avanzato perciò una proposta, a nostro avviso interessante, che prende le mosse da sperimentazioni già avviate positivamente dalla Regione Lombardia. Il nostro emendamento, respinto in commissione dal Governo e dai relatori senza alcun approfondimento, propone di riconoscere alle regioni il compito di individuare un elenco di aree industriali dismesse da destinare all'insediamento di nuove attività produttive, queste ultime incentivate attraverso la leva della riduzione degli oneri amministrativi e della progressiva riduzione del cuneo fiscale. Con le nostre proposte di sostegno alle piccole e medie imprese abbiamo cercato e cerchiamo oggi, con il consenso di quest'Aula, di dare un ulteriore impulso alla crescita del Paese, impegnando le stesse imprese a non delocalizzare la produzione al di fuori dello spazio economico europeo. Per quanto riguarda invece l'articolo 2 sul finanziamento per l'acquisto di nuovi macchinari, impianti e attrezzature da parte delle piccole e medie imprese, sempre con l'obiettivo di accrescere la capacità di credito al sistema produttivo, si mira a consentire alle piccole e medie imprese di accedere a finanziamenti a tasso agevolato per l'acquisto di queste nuove attrezzature. Tale iniziativa potrebbe avere effetti positivi sul tessuto imprenditoriale, stimolando la ripresa dei consumi interni a vantaggio di tutti i comparti produttivi del Paese, specie del manifatturiero. Tuttavia, dobbiamo registrare, anche in questo caso, che le misure saranno operative soltanto a partire dall'anno successivo, rischiando di arrecare un danno alle imprese e non certo un beneficio, dal momento che lo slittamento al 2014 dei previsti benefici ha già prodotto il blocco degli ordini programmati. Anche qui la nostra proposta di anticipare all'anno in corso le misure di sostegno agli investimenti delle piccole e medie imprese non ha trovato finora ascolto. Sull'articolo numero 3 del rifinanziamento dei contratti di sviluppo vediamo che sono stati stanziati 150 milioni per questi contratti. È un dispositivo che non sta funzionando, purtroppo, lo sappiamo, lo abbiamo evidenziato e non capiamo il motivo di usare questi altri 150 milioni senza un'opportuna verifica dell'efficacia dei processi e dei progetti messi a punto fino ad ora. Anche il Governo lo sa. E infatti ha previsto che le somme non impegnate entro il 30 giugno 2014 tornino al fondo da cui sono state prese. Ci pare uno specchietto parole all'odore, di cui sinceramente non comprendiamo la finalità. Il fondo stesso nel suo insieme non è mai stato operativo, perché per un anno abbiamo aspettato il decreto attuativo del Ministero per lo Sviluppo Economico. Un fondo che dovrebbe erogare agevolazioni, ma non sono stati emanati i bandi relativi e quindi non solo un euro di questo fondo ha prodotto un risultato. E quindi un sistema così complesso di certo non servirà e non sta servendo alle nostre imprese, che non devono essere costrette ad inventare progetti, pagare consulenti per scriverli, inseguire le procedure burocratiche, ma devono invece fare quello che sanno fare, ossia impresa. E lo Stato, anziché complicati meccanismi per inseguire fondi, potrebbe utilizzare i fondi stessi per sollevarli dal peso fiscale opprimente, potrebbe togliere burocrazia anziché inventarne di nuova. Passando poi brevemente all'articolo 9, sull'accelerazione nell'utilizzazione dei fondi strutturali europei, la nostra posizione non è certamente contraria, è, passateci il termine, desolata. Certo, non saremo noi ad opporci a questa accelerazione, ma dobbiamo ancora una volta constatare che c'è una parte del Paese che si impegna
mentre ce n'è un'altra che da sempre si permette di essere superficiale anche nell'impiego dei tanti miliardi che a livello nazionale e comunitario vengono destinati alle politiche di coesione per colmare il ritardo dello sviluppo accumulato in anni di male gestione. Non si tratta di fondi pioduti dal cielo, ma imposti da un principio di solidarietà collettiva a livello nazionale e comunitario, quindi sottratta ad altri territori e ad altre popolazioni. Non utilizzare appieno i fondi comunitari disponibili, se fino a ieri poteva essere considerato l'ennesimo cattivo esempio delle amministrazioni del Sud, oggi sono da considerarsi un vero sfregio per le tante zone dove la crisi economica sta mettendo in ginocchio anche aziende sane e gestioni accurate, e dove poter avere fondi aggiuntivi potrebbe essere una questione vitale. Il Ministro per la Coesione ci ha trasmesso dati vergognosi. Nelle aree del Sud, ancora oggi, dopo i vari tentativi di riprogrammazione, si continua a non riuscire a spendere più del 35% delle risorse disponibili. Restano concretamente non spesi circa 30 miliardi di euro, una cifra enorme, pari a più di una finanziaria, che il Mezzogiorno restituirà probabilmente all'Europa, continuando però ad avanzare magari altre richieste di denaro pubblico alle magre casse dello Stato italiano. In materia di appalti, poi all'articolo 26, sono stati approvati alcuni emendamenti, presentati anche dal nostro gruppo, fondamentali per sollevare economicamente le imprese in questo momento di crisi che attraversa il Paese. Il riferimento è soprattutto alla qualificazione delle imprese sulla base della dimostrazione del requisito della cifra di affari realizzata con lavori nell'ultimo decennio, l'incentivazione per le amministrazioni di suddividere i lavori in lotti, l'anticipazione alle imprese del 10% dell'importo contrattuale. Purtroppo non sono stati approvati i nostri emendamenti che avevano l'obiettivo degli appalti a chilometro zero, ossia lo scopo di privilegiare il criterio della territorialità per tutti gli appalti, grandi e piccoli, attraverso l'applicazione di maggiore punteggio nei bandi per la sostenibilità ambientale e la suddivisione in lotti. Peraltro, la legge numero 180 del novembre 2011 già prevede il coinvolgimento delle imprese locali nella realizzazione di grandi infrastrutture, allo scopo di garantire la convenienza economica e la maggiore responsabilizzazione delle imprese nello svolgimento dei lavori. È chiaro a tutti, infatti, che l'esecuzione dei lavori da imprese che non hanno legami con il territorio interessato comporta spesso una minore responsabilità sociale da parte delle imprese stesse. Veniamo dunque ad esaminare brevemente il titolo secondo del decreto, che è dedicato alle semplificazioni. L'articolo 50 apporta modifiche in tema di responsabilità solidale dell'appaltatore. La disposizione, che era stata modificata peraltro da un recente decreto del 2012, prevede come venga meno la responsabilità per il versamento dell'IVA. Se da un lato finanziario la norma non produce effetti, eppure mantenendo inalterata la responsabilità sulle ritenute fiscali sui redditi da lavoro dipendente, si ritiene che l'attuale formulazione della disposizione sia migliorativa rispetto alla normativa oggi in materia, incontrando per questo anche il favore della Lega. Non a caso, le novità recate dal decreto legge numero 83 in tema di responsabilità dell'appaltatore furono aspramente criticate dalle associazioni di categoria, a partire da Confindustria, e costringendo perfino l'Agenzia delle Entrate ad emanare un'apposita circolare per precisare come l'ambito di applicazione della norma sia di tipo generale, non limitandosi invece ai soli contratti stipulati dagli operatori del comparto edilizio. Anche per quanto riguarda l'articolo 51, la disposizione incontra il favore del nostro gruppo, rappresentando essa una giusta e doverosa semplificazione rispetto alla normativa vigente. Essa stabilisce infatti l'abrogazione di un articolo di un decreto del 2003 inerente alla dichiarazione annuale presentata dai sostituti d'imposta attraverso la trasmissione mensile dei dati. Secondo la norma, infatti, i sostituti d'imposta avrebbero avuto l'obbligo di comunicare con cadenza mensile e per via telematica i dati retributivi per il calcolo dei contributi.
Per quanto riguarda la copertura finanziaria del provvedimento, ossia l'articolo 61, ben consapevoli che le condizioni di bilancio e di debito del nostro Paese limitano profondamente possibilità di scelte alternative, non possiamo comunque accettare in alcun modo che si sottraggano fondi alle emittenti televisive locali. Si tratta veramente di colpire nel mucchio senza chiedersi minimamente quanto conti invece il servizio, anche a contenuto informativo, svolto da queste emittenti e quanto un simile taglio risulterebbe deleterio. Nelle commissioni molti altri gruppi hanno chiesto di eliminare questo taglio. Anche noi abbiamo formulato una proposta. Sarebbe inconcepibile non trovare una soluzione che ripristini immediatamente il finanziamento. Come ho già richiamato all'inizio, l'intero capo terzo del decreto relativo alla giustizia trova a nostro avviso una collocazione del tutto impropria in questo decreto legge e ancor più in un decreto che ha oggetto tematiche di altro segno. Condividiamo tuttavia con il governo l'opinione che la giustizia necessiti di riforme necessarie ed urgenti ed avremmo voluto anche ben più significative. Nonostante questo, non ci siamo sottratti dal lavoro in commissione e abbiamo presentato e depositato diversi emendamenti, come ad esempio quelli in merito ai giudici ausiliari, che pur confermando l'istituzione di questa figura di giudice temporaneo per smaltire l'arretrato, chiedevano che vi si accedessero solo gli avvocati e i ricercatori universitari giovani, al fine di limitare l'accesso a magistrati, notai, professori universitari in pensione. Quest'ultimo indirizzo è stato recepito solo in parte, attraverso un limite dei 3 anni della pensione e ricomprendendo tra i nominandi anche i magistrati onorari non in servizio, ma che abbiano svolto l'attività per almeno 5 anni. Inoltre, a parità di titoli, sono stati privilegiati i candidati più giovani. Quindi ci troviamo di fronte ad una serie di disposizioni che noi concretamente abbiamo cercato di migliorare tramite i nostri lavori nelle commissioni competenti, ma che purtroppo ad oggi solo in parte sono stati recepiti dalla maggioranza e dal governo. Quindi ad oggi il nostro giudizio complessivo sul provvedimento in questo momento non può essere positivo, per i tanti obiettivi finora non colti e per la scarsa incisività delle misure finora adottate. Anche laddove la direzione intrapresa è giusta. Riteniamo comunque che il lavoro in assemblea sugli emendamenti presentati possa essere significativamente migliorativo e che questa possibilità non debba andare sprecata. Grazie.